un'idea che è venuta. Esatto, no? Io ho detto di sì, siamo partiti l'anno scorso e voglio sapere se la cosa va avanti oppure no. Noi siamo pronti. Finora non è venuta risposta, quindi nessuna risposta vuol dire una risposta negativa. Insomma. Ma secondo lei perché non ha risposto? Cioè, se era per questioni politiche. No, non è che non ha risposto. Mi pare di capire che ci sia un colpo di freno sulla cosa. Per ragioni interne alla maggioranza, immagino. Io sono convinto che sia la strada giusta, è un progetto utile per i cittadini lombardi. Peraltro stiamo lavorando all'integrazione dei sistemi di bigliettazione nell'area metropolitana, nella città metropolitana, nell'area metropolitana, e per cui però insomma spes ultima dea, come si dice. Io ci spero sempre perché è una cosa utile non per me, per la regione, ma per i cittadini, però finora non è arrivata una risposta. Quindi non ci sono incontri programmati a breve? Tra me e il sindaco su questo tema no. A proposito dei rapporti col sindaco, è possibile Ottimo. Secondo lei che per l'Expo si arriva a definire un progetto per la moschea a Milano? Oggi per esempio Letta ha parlato di una di un centro sì. a Venezia. Sì, Letta è poco informato su alcune cose. Quando ho detto ieri, mi pare, siamo in ritardo per il post-Expo, e non mi pare proprio, non è bene informato, perché per il post-Expo abbiamo già definito le tappe, abbiamo già definito il percorso, la definizione del master plan, l'approvazione del master plan, la gara per il soggetto attuatore, l'Expo sarà, tutti i padiglioni saranno smontati entro il 30 giugno del 2016, entro il 31 maggio, ma entro il 30 giugno l'area sarà disponibile. Quindi dal 1 luglio 2016 ci sarà chi dovrà attuare il master plan e si potrà cominciare a lavorare. Quindi il calendario è già predisposto, non siamo in ritardo per quello. Poi sulle altre questioni che riguardano le scelte del comune non sta a me definirle. Mi pare un po' stravagante questa storia della moschea sul Canal Grande, se è questo, però riguarda Venezia, non la Lombardia, quindi non entro nel merito. L'ha detto, lo scopo del provvedimento di oggi è attrarre investimenti stranieri. Letta è andato negli Emirati per appunto chiamare in Italia degli investitori stranieri. È pronta l'Italia, secondo lei, visto che c'è stato questo botta e risposta con Squinzi, che è meno ottimista e parla di rischio di desertificazione per il nostro sistema industriale? No, l'Italia non è pronta, la Lombardia sì, si sta preparando, l'Italia no, perché al di fuori della Lombardia non vedo. Di fuori di certe regioni, di alcune regioni, in particolare quelle del nord, non vedo una grande disponibilità da parte del governo a creare le condizioni, che vuol dire meno burocrazia, che vuol dire abbassare le tasse, che vuol dire investire nella ricerca, mettendo insieme i vari pezzi della ricerca, i vari soggetti, i vari stakeholders. Noi qui lo stiamo facendo, abbiamo abbassato, cancellato l'IRAP per lo start-up di imprese innovative, per i giovani, abbiamo creato la rete, stiamo creando la rete tra le università, abbiamo in approvazione l'11, fra pochi giorni il Consiglio regionale approverà la legge sull'innovazione della Regione Lombardia, che prevede tutta una serie di misure che hanno lo scopo di attrarre investimenti. Quindi noi lo stiamo facendo e mi pare che il modello lombardo potrebbe essere preso ad esempio dal governo di Roma, perché è un sistema che funziona. Quindi qui le condizioni ci sono. Senta, Presidente, Casina ha detto che è pronto a tornare nel centro-destra, voi siete contenti, siete pronti a tornare dalle Erbe con lui? Noi non abbiamo l'UDC in Consiglio regionale, mi pare. No, Valentina, c'è l'UDC in no, Consiglio regionale? No, ah, bene. No. Okay. No, sto parlando a livello nazionale, come lei. Come la vede? Una Lega non vuole andare con Casina, insomma, comunque è la stessa. Ma se Casini viene all'opposizione anche lui assieme a noi, come ha fatto Forza Italia, bene, e se no qualche problemino c'è, per quanto mi riguarda. Posso dirlo perché, essendo fuori dalle, stavo per dire, beghe romane, dalle vicende romane, posso liberamente esprimere la mia opinione. Cioè non si fa una mucchiata solo per vincere, perché ci vuole un progetto coerente, no?
governo, se no la differenza tra quello che è successo nel 94, e cioè un'alleanza tra forze politiche diverse tenute insieme da Berlusconi ma senza un progetto, e dopo 8 mesi il governo si è sfasciato e la maggioranza si è sfasciata. Oppure quello che è successo nel 2001, nel 2008, e cioè un'alleanza di forze politiche che condividono un progetto. E mi piace ricordarlo perché la stessa cosa è successa nel 2013, pur non avendo vinto le elezioni, Lega, PDL ed altri hanno condiviso un progetto in cui c'era la macroregione del Nord, la macroregione, diciamo, per me quella del Nord, ma era nel progetto, era nel programma elettorale per le elezioni politiche. Ok? E Casini sottoscrive l'idea di macroregione, per quanto mi riguarda ben venga, se no stia lontano. Sempre nell'ottica di richiedere prima di coalizione? Le abbiamo chieste noi prima che le chiedessero altri, adesso le chiede Alfano, benissimo, Berlusconi mi pare che abbia detto che non è contrario, quindi noi siamo assolutamente favorevoli alle primarie di coalizione e abbiamo già almeno un candidato come Lega che si chiama Flavio Tosi, almeno uno, ho detto, in grado di competere.